Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, siamo arrivati alla seconda settimana in compagnia di Marvel What If. Quindi, mettiamo le cuffie e direi che possiamo cominciare. Spazio, realtà, ormai è questa l'incipit. Quindi questa intro ce la faranno vedere in ogni puntata? E se... Yeah. No, questa parte già così, senza farci vedere dove è cambiata la realtà, almeno rispetto al primo episodio. La pigliano già in maniera diversa. Gettala subito! Per la miseria, Star-Lord, sono un suo grandissimo... What? Questa non me l'aspettavo. Nemmeno io. Ma dai. Dobbiamo inchinarci? Io sento che dobbiamo. Figata. Oh, mio lord. Siamo qui per questo. Fallo ancora, però più in fretta, più forte. Tra l'altro c'è la collana wakandiana ancora. Al contrario anche questa. Eccolo che arriva. Che figo Yondu. Lo sai quanto me Yondu. Nessun tesoro vale quanto il bene che si può fare usando. Quindi ha cambiato anche Yondu. Anche se si chiama Mandela l'astronave. Avete preso il ragazzino sbagliato. Niente conclusioni affrettate. Ma perché fermarsi al primo mondo se te li possiamo far vedere tutti? Sto amando la follia questa serie. Tanto questa poi me la rivedo in inglese, perché è l'ultima apparizione di Chadwick Boseman come Pantera, dato che l'ha doppiato lui. Come hai fatto di preciso a impedire a Thanos, il titano pazzo, di decimare metà universo? Oh no, sono maturo, lo ammetto quando sbaglio. T'Challa mi ha mostrato che c'era più di un modo per ridistribuire le risorse dell'universo. A volte l'arma migliore del tuo... Ma che cazzo sta succedendo? No vabbè. No vabbè. Thanos ne Ravagers. Vabbè. Non ci credo mai nella vita. C'è una foto. La mando a mia moglie e mia figlia. Oh, facciamocene un'altra. Sei venuto malissimo. Anche in foto. Ah, quindi Nebula è bionda in realtà. Sono chiamate braci della Genesi. Di un'antica supernova ricca di nutrienti, con il potere di terraformare interi ecosistemi. Con qualche grammo un pianeta morente può riprendersi in pochi minuti. Figata. Chi è il bersaglio? Panelir Tivan, conosciuto anche come... Lo selezionista, cioè il capo dei criminali più spietato degli imperi intergalattici. Ci sta che diventi lui il nuovo super cattivone. Che si trova in una colonia di minatori... Nowhere. Ha affidato la sicurezza all'Ordine Nero. Dammi retta, sono sanguinari. Come hai pensato di eludere? L'Ordine Nero che aveva Thanos. Malekith? E per che cosa? Per essere un papero. Questo è un pregiudizio di chi ha la mente molto... Vabbè. Aiutami, grande Howard. Una cosa. Si dice, se ti serve una mano, non tenere il papero lontano. Voglio una serie su Howard il papero, animata così, vi prego, datemela adesso. Un po' di astronavi. Una astronave wakandiana? Se c'è qualcuno che sa dove si trovi in questo momento, gli chiediamo di rispondere il prima possibile al segnale. L'ha mandato a cercare, quindi. Papa, se sei nello spazio, allora sei la luce che brilla più forte. Che peso. Oh, ciaccia. Hai capito, Nebula? Voi non siete mai stati. Pesante. Aia. Ingabbiato anche lui. Doppio giochista. Io librerei tutti così, for fun. Ma perché ha il pugno di pietra? Potente, vero? L'ho strappata alla carcassa di un Cronan troppo chiacchierone. E ha il pugno di Korg?
Un pugnale forgiato con la forza oscura che è stato sottratto al sovrano degli elfi oscuri. Oppure il Mjolnir. Cioè, i Brand li ha uccisi tutti. C'era il Mjolnir e anche lo scudo di Cap. Folle. Pazzo, vabbè, ci sta. Thanos Ravagere è una cosa più bella che abbia visto di questa settimana. Dimmi che trova un guanto dell'infinito in mezzo a quel casino. Un Ravager non lavora mai da solo. Eccolo. Yondu, perfetto. Ora... Ma tra l'altro Yondu è fortissimo. Ok. Era fortissimo. Gli fa crescere la roba dentro. No, dai. Mica, sono bastati veramente due cose. Vabbè, ciao ragazzi, ciao. Che tra l'altro fanno combattimento come lo facevano contro Ego. Ragazzi, i combattimenti di questa serie sono incredibili. Direi che ci lascia il collezionista così. Poi ogni tanto mi piace sta pututu del Wakanda. Ah, va via con la strada wakandiana. Figata, nowhere tutto verde. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Mi hai fatto vedere l'universo. Dove vuoi andare? In Wakanda. Quindi lui torna sulla Terra e anche lui entra nel progetto Avengers nuovo. Secondo me questo è un terribile omicidio. No, no. Ah, Peter Quill. Spiacente, siamo chiusi. Peter, non hai un po' di tempo per il tuo vecchio adorato? Questo incontro causerà la fine del mondo, ma questa è un'altra storia. Ah, quindi sì, sembrava andare tutto bene, però se Peter non diventa Star-Lord... Dedicato al nostro amico... No, dai! Il nostro eroe, la nostra fonte di ispirazione, Chadwick Boseman. Bellissimo anche il saluto finale. Ragazzi, batosta finale con i saluti e ringraziamenti a Chadwick, doverosi. Ci stavano tutti, anche se sono abbastanza certo che rivedremo un personaggio di Star-Lord ancora, dato che si vedeva nel trailer appunto questo screenshot, questo frame dove erano tutti insieme appunto per diventare gli Avengers del multiverso. Secondo episodio fighissimo, continuo qui le belle parole che avevo già detto in occasione del primo episodio, animazioni pazzesche e anche qui mi piace tantissimo il fatto che è effettivamente una storia parallela di quella che conosciamo noi, con diversi cambiamenti, diverse cose in comune, il fatto che Star-Lord prenda l'orb, il fatto che vada al collezionista, completamente inaspettata la presenza di Thanos, che è stato convinto da T'Challa a bilanciare l'universo distribuendo appunto aiuti invece che compiendo un genocidio. Infatti per questo motivo si unisce a loro, perché i Ravagers diventati ormai buoni contribuiscono a migliorare la galassia, a renderla appunto più vivibile, tentano di far cessare guerre eccetera. Ragazzi, anche questa storia mi è piaciuta un sacco, anche questa piena di easter egg, quando il collezionista usa le armi ce ne sono tantissime che ho citato mentre le vedevo, tra cui il Mjolnir, il pugnale di Malekith, l'elmo di Hela, lo scudo di Capitan America. Quindi questo è un universo dove c'era Capitan America, dove Howard Stark ha fatto uno scudo per un Capitan America che poi molto probabilmente è morto, è stato ucciso dal collezionista. Quindi credo che questo sia un universo diverso da quello visto con Captain Carter, in qualche maniera poi si uniranno in qualche modo, non lo so, sono curiosissimo di vedere come gestiranno la cosa, se sono appunto universi separati che andranno ad unirsi o se sono effettivamente tutti nello stesso universo e poi si vanno a incontrare. Molto molto curioso, veramente possibilità infinite, pensateci, possono fare veramente le storie che vogliono e non vedo l'ora di vedere come espanderanno il tutto. Quindi ragazzi,
ragazzi, come al solito, condividete con un commentino qui sotto il vostro pensiero sulla puntata, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, ma ne dubito, perché a me sta serie sta piacendo veramente tanto, è diversa da quelle in live action, però le potenzialità sono veramente infinite. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, il link che trovate qui sotto in descrizione, e noi, come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!